Problema 2, spira rettangolare che ruota nel campo B esterno dall'angolo π sesti a 3 quarti π. Questo lo fa in 16 secondi, calcola la femme media indotta. Poi, conoscendo la sezione del filo di rame, calcola la corrente indotta e la carica che passa in quei 16 secondi. Questa è la spira rettangolare nella posizione iniziale e nella posizione finale. L'angolo iniziale è di 30 gradi, quello finale è di 135 gradi. La spira ha ruotato in senso antiorario, qui è vista di profilo. Possiamo calcolare subito il flusso del campo magnetico all'inizio, BS coseno di alfa 1, infatti è il prodotto scalare B per S, e troviamo 17,5 mW. Stessa cosa alla fine, all'inizio era un flusso positivo, alla fine è un flusso negativo, in quanto le linee del campo B attraversano la superficie nel verso del vettore superficie, cioè della sua faccia positiva. Invece alla fine le linee del campo B attraversano al contrario rispetto al vettore superficie, cioè attraversano dalla faccia positiva verso quella negativa. Questo flusso finale vale meno, quindi negativo, 14,3 mW. La variazione di flusso, flusso finale meno flusso iniziale, è la differenza fra questi due valori, quindi il valore finale meno il valore iniziale meno 31,7 mW. Valore ottenuto sostituendo tutti i valori noti. Si chiede la femme media in quei 16 secondi. Per la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, la femme istantanea, istante per istante, quindi è variabile, una femme che varia in ogni momento, è meno la derivata rispetto al tempo del flusso magnetico. Derivata rispetto al tempo vuol dire rapporto incrementale portato al limite per delta t che tende a zero. Se noi invece lasciamo il rapporto incrementale finito, quindi con un incremento, con una variazione finita del flusso magnetico in un certo intervallo di tempo finito, in questo caso 16 secondi, non otteniamo la femme istantanea, ma soltanto il valore medio della femme, che è quello che è richiesto, il valore medio della forza elettromotrice. È un po' come quando si calcola la velocità media di un oggetto che si muove, invece della velocità istantanea. Si può prendere, anzi si deve prendere, tutto lo spazio percorso diviso tutto il tempo impiegato. Noi già conosciamo la variazione del flusso magnetico, era meno 31,7 mW, è una variazione negativa, perché questo flusso magnetico diminuisce da un valore più grande a un valore più piccolo. Basta cambiare di segno a questa variazione di flusso, quindi 31,7 mW, e dividerlo per 16 secondi. Il risultato è 1,98 millivolt, che è la femme media in quei 16 secondi, come è espresso in questo calcolo. Da un punto di vista matematico, per complicarsi le cose, si poteva anche calcolare il valor medio della femme con il teorema del valor medio, quindi andavano integrati in generale fra i due istanti T1 e T2 tutti i valori istantanei di femme, F ed T, e poi andava diviso per questo intervallo di tempo tra T1 e T2. Qui c'è un grafico indicativo, non è il grafico relativo a questa situazione, è il grafico indicativo relativo a una funzione qualunque, potrebbe essere la FEM, ma anche una funzione qualunque tra T1 e T2, e tutti questi contributi F ed T sono tutti questi rettangoli infinitesimi. Ricordiamo che il teorema del valor medio, cioè il calcolo del valor medio di una funzione in un intervallo, è una generalizzazione della media aritmetica di un insieme di n valori discreti finiti, in cui la somma viene sostituita dall'integrale. Tornando al nostro calcolo della femme media, sostituiamo alla femme istantanea la meno rapidità di variazione del flusso di B per la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, che scritta in termini differenziali significa che noi dobbiamo integrare tutte le variazioni infinitesimali di flusso magnetico d phi di B cambiate di segno. La somma di tutte, l'integrale di tutte queste variazioni infinitesimali ci dà la variazione finita delta phi. Quindi ritroviamo la stessa formula che abbiamo visto prima, cioè questa. In pratica tutta questa procedura lunga matematica può essere vista come la dimostrazione rigorosa della formula della femme media. Poi il problema prosegue chiedendo la corrente elettrica media che viene indotta nella spira. Quella istantanea di corrente si trova con la legge di Ohm generalizzata, F uguale RI, R è la resistenza totale del circuito, che noi possiamo conoscere dalla seconda legge di Ohm.
perché di questo circuito conosciamo il rame, il materiale, questa è la sua resistività, conosciamo l'area di sezione e conosciamo la lunghezza del circuito, essendo un rettangolo di cui conosciamo i lati. Quindi questo è il perimetro del rettangolo. Questa spira ha quindi una resistenza di quasi 14 milliohm, molto piccola giustamente, essendo di rame una spira sola. Siccome però vogliamo la corrente elettrica media, non ha senso fare come prima, cioè calcolare la corrente elettrica istantanea e integrarla per trovarne il valore medio, ma possiamo ricavarla direttamente dalla legge di Ohm generalizzata con i valori medi. Quindi con la formula inversa conosciamo la FEM media, conosciamo la resistenza e quindi questa è la corrente elettrica media che scorre nel circuito. Infine dobbiamo calcolare la carica elettrica totale che passa attraverso una sezione qualunque. Ricordiamo la definizione di corrente elettrica e quanta carica passa al secondo attraverso quella sezione, o meglio, quanta carica infinitesima passa in un intervallo infinitesimo di tempo. La carica infinitesima quindi è la corrente istantanea per il tempo infinitesimo che è trascorso e in teoria andrebbe integrata questa carica infinitesimale in tutto l'intervallo di tempo di 16 secondi, ma non è necessario veramente trovare la corrente istantanea e integrarla, basta moltiplicare la corrente media per i 16 secondi. Infatti il concetto intuitivo di corrente media è come se la corrente, anziché variare istante per istante, avesse sempre quel valore lì costante, e per sapere la carica totale passata in quei 16 secondi basta moltiplicare questo valore medio per i 16 secondi, e quindi sono un po' più di 2 coulomb.